Ciao a tutti amici della mia vita nelle Filippine, questa alle mie spalle è la nostra cucina esterna di casa nostra qui a Puerto Princesa Palawan e finalmente oggi posso annunciare che è completata. Finalmente amici possiamo muovere tutte le cose dentro e possiamo iniziare ad utilizzarla. Se ci avete seguito nella nostra pagina Facebook sapete bene che questa cucina ci ha messo l'infinito, sono passati più di 90 giorni prima di poter iniziare veramente a utilizzarla. Vi voglio fare un tour veloce di com'è attualmente dentro, praticamente non c'è nulla, e vi mostro dopo il tocco magico di Teresa come si trasformerà. Iniziamo questo tour, finalmente amici, possiamo iniziare ad utilizzarla soprattutto e oltretutto, perché non sarà soltanto la cucina esterna di casa nostra, ma diventerà un po' anche il nostro ufficio. Per chi è nuovo nel canale o non ci ha mai visto nella nostra pagina Facebook, abbiamo impiegato 90 giorni e questa zona del giardino era praticamente giungla. C'erano soltanto piante ornamentali da giardino. Le abbiamo rimosse tutte e abbiamo costruito questa struttura. Abbiamo voluto mantenere vibe tropicale. Questa è la ragione perché abbiamo utilizzato il Kugon, questo materiale che sembra paglia, che scende, è Kugon, si chiama Kugon Grass. Qui davanti alla nostra cucina esterna abbiamo utilizzato questi sassi bianchi. E la ragione perché abbiamo utilizzato questi sassi bianchi ovviamente è perché dà molta più luminosità. Adesso entriamo nella cucina esterna. Iniziamo da qui, questa è l'entrata della nostra cucina esterna. Abbiamo deciso di lasciare tutto aperto proprio perché qui nelle Filippine, essendo un paese tropicale, fa sempre molto caldo e non avrebbe avuto senso chiudere tutto che poi dovevamo installare eventualmente un'aria condizionata totalmente da fuori di testa. Oltretutto tutta questa struttura è totalmente indipendente dall'elettricità. Utilizzeremo il solar panel e vi spiego anche in questo video come utilizzeremo e come provvederemo a dare elettricità a questa cucina esterna. Ora entriamo qui direttamente dall'entrata e come si può notare subito qui c'è una zona libera. Questa zona sarà utilizzata per mettere il tavolo dove si mangia e di fronte al tavolo si può notare questa bellissima arte, questo bellissimo tappeto che viene utilizzato o come tappeto qui nelle Filippine o anche come materasso. È chiamato Banig. L'abbiamo incorniciato perché questo è un vero e proprio pezzo d'arte. Siamo andati nel sud di Palawan, se ci seguite nella nostra pagina Facebook saprete sicuramente di cosa sto parlando perché vi ho mostrato come siamo andati, perché siamo andati, il significato. Un bellissimo pezzo d'arte, abbiamo deciso di incorniciarlo e metterlo qui nella nostra cucina esterna perché oltretutto è veramente un pezzo bellissimo che dà colore e rende la cucina veramente stupenda. Dopodiché invece qui abbiamo tutta la zona cucina. Qui è l'isola dove si preparerà da mangiare, lì andrà il gas stove per cucinare, vi mostro dopo come lo metteremo. Qui c'è il lavandino per pulire piatti e il cibo. Questa zona dove possiamo metterci tutto ciò che abbiamo bisogno, qui in realtà metteremo anche probabilmente la power station che darà elettricità a tutta la struttura, e abbiamo anche lì la grilling station dove c'è adesso quella pentola in terracotta. L'unica cosa che manca attualmente nella nostra cucina esterna sono i mobiletti. Abbiamo degli spazi dedicati qui sotto e presto li installeremo. Per il momento abbiamo soltanto queste mensole, una e due. Questa servirà come tavolo, comunque come posto dove poter mettere piatti. Se abbiamo degli amici dove vogliamo mettere il mangiare e fare stile buffet possiamo metterlo qui, o anche comunque per metterci piante, basket e tutte cose decorative per abbellire il tutto. Qui invece ovviamente anche qui possiamo mettergli dei basket, dei cesti, e gli metteremo magari anche che ne so, il sale, lo zucchero, tutti i contenitori che magari abbiamo bisogno, che sono utili da prendere in modo veloce. Per i lampadari abbiamo deciso questi quattro bellissimi cestini qui, ma vi mostrerò e vi farò vedere un video tutto dedicato alla cucina esterna di notte perché sarà bellissima, ho un po' di sorprese da svelarvi. Ora però, prima di portare tutte le cose dentro la cucina esterna, dobbiamo mettere il varnishing al nostro tavolo, perché è in condizioni un po' pietose e vogliamo farlo tutto bello prima di muovere tutto quanto dentro. Quindi adesso facciamo quello.
Ok amici, prima di tutto grattiamo un po' il tavolo e rimuoviamo tutta la vernice rimanente. Non è che ce n'è molta, eh. Ma qua amici che bello che è! Adesso dobbiamo aspettare che si asciuga e questo pomeriggio possiamo portare tutto dentro. Adesso fa veramente caldissimo. Ed eccoci qua amici, e adesso pomeriggio siamo pronti per iniziare a muovere tutte le cose dentro la nostra cucina esterna. Guardate qui il tavolo com'è diventato bello, lucido, sembra come nuovo. Quindi iniziamo, adesso chiamiamo anche Teresa che inizia a decorare il tutto. Ok amici, prima di tutto mettiamo la nostra Power Station, la AC180, che sarà la nostra Power Station che darà elettricità a tutta la cucina. Quindi la mettiamo qua, perché questa è la posizione dedicata alla Power Station. Dobbiamo semplicemente mettere il cavo qui e abbiamo elettricità. Questa sarà la Power Station, oltretutto dove connetteremo i pannelli solari, perché tutta questa cucina qui non avrà elettricità dalla main source della casa, che è Paleco qui nelle Filippine, a Palawan. Okay. Amici, quindi il tavolo verrà posizionato qua. Eccoci qui, guardate qui. Mi sa che è perfetto. Qui ci sono due lampadari. No, dobbiamo spostarlo un pelino. È più verso di me. Ok. Con te. Ok. I think this is perfect. Perfetto, amici. Sì, forse un pelino ancora di qua. Comunque, questa è la posizione del tavolo. Fateci sapere cosa ne pensate. Ok, amici. Quindi adesso Teresa inizia ad allestire il tutto. Qui con il primo vaso. Con le orchidee, guardate qui che belle orchidee che sono, e hanno gli stessi colori del Banego oltretutto. Ok, adesso dobbiamo mettere tanti basket tutti in giro, giusto? Basket, terracotta, wood, you know, all these elements, naturale elements. Piante, fiori? Yeah, but we're gonna lessen the plants, less... Non troppe piante. Sì, lo vedremo, non troppe. Adesso ne mette 10.000. But we will put more on the wall. Sì. Ok amici, mettiamo anche le sedie. Ce ne stavamo quasi dimenticando. Sono sedie in rattan. Mentre invece Teresa sta mettendo tutte le pentole là sopra. Adesso vediamo come trasforma il tutto. Guardate che bello già. Sono troppo felice. Is someone sleeping? Guardate qui anche amici, questo qui è un porta zampirone, il catol per le zanzare. L'abbiamo trovato l'altro giorno in una pottery dove producono tutte queste cose in terracotta. Vai. Guardate che bello. Sì. Perfetto. Questo qui lo possiamo mettere qua. Mi piace. Sì. Walang ganyan sa Shopee. Questi amici si chiamano bilao, sono dei piatti filippini nativi e questi qua hanno un design particolare, quindi li abbiamo voluti mettere qui. Oltretutto si possono utilizzare anche per il mangiare, quindi se abbiamo esempio
La merenda, banana cue, alcuni, rice. sì, il riso possiamo I mettere, see it. alcuni dessert filippini, possiamo prendere quelli, mettere una foglia di banana su, metti il mangiare e via. Adesso ha una pianta in mano, vediamo dove la Let's just mette. try, let's try. Ah, sì. Vai. Ci sta bene. Guardatela lì. Mi piace. Sì, ci sta bene. Ok amici, e adesso è arrivato il momento di mostrarvi tutta la cucina dentro arredata. Io mi devo abbassare sempre qua, forse possiamo tagliare un po'. Teresa non vuole toccarlo, non so perché. Quindi iniziamo subito. Qui zona tavolo con tutte le sedie dove si mangerà, ma non solo. Vado dall'altra parte. Guardate qui, questa è anche la zona perfetta per il nostro ufficio. Qui possiamo fare tutti i video, è un bellissimo e perfetto setup. Con tutto questo background, qui abbiamo tutte le piante che ha voluto mettere. Dobbiamo pulire un po' la sezione fuori dalla cucina esterna, che ci sono ancora dei mattoni. Qui il nostro bellissimo Vanegg, vi ho già anche spiegato prima che l'abbiamo preso nel sud di Palawan, bellissimo. Ci sono poche parole, è veramente stupendo. Poi abbiamo messo qui questi basket qui, li abbiamo messi qua sotto, tutti e tre, perché stanno bene tutti e tre. Questo qui poteva andare anche qua sopra, ma Teresa ha voluto mettere invece tutte queste cose qui sopra, queste pentole in terracotta che sono belle. Queste qui si chiamano palaiocca, amici. Sono bellissime e quando si cucina dentro qua il mangiare viene più buono. E quindi spesso cuciniamo anche con queste qua. Normalmente utilizziamo questa nera. Questa qui invece sarebbe un altro palaiocca volendo, ma l'abbiamo già comprato nuovo e in teoria gli metteremo dentro. Ah no! Qui vi faremo vedere cosa faremo con questo. Abbiamo un bel progetto. Ok, qui abbiamo poi messo un po' di cose, questa bellissima piantina e qui i bilao. Qui abbiamo il lavandino, abbiamo lì la grilling station per fare un po' di griglia e qui abbiamo la sezione dove andremo a preparare da mangiare, qui, e qui invece dove cuciniamo. Qui si può aprire il gas. Qui abbiamo poi oltretutto, adesso vi devo spiegare sta cosa, perché abbiamo questo qui che è il, ve l'abbiamo mostrato prima, il contenitore per il catol, ma abbiamo anche il mosquito repellent, il repellente, quello elettrico. Zanzare. Perché ne abbiamo due? Prima di tutto perché comunque almeno siamo sicuri che non ce ne sono, ma questo qui della Nightcore che vi avevo mostrato anche nel canale in italiano e anche nel canale YouTube, vi avevo mostrato un prodotto simile. Quando lo si accende ha anche l'opzione per gli ultrasound. Come vi avevo detto nella pagina Facebook, ho il terrore, non ce l'avevo prima, mi è venuta proprio la fobia dei pipistrelli e ce n'erano due che venivano qua, non so se uno o due, ma comunque continuava a venire qui e avevo il terrore. E con questo qui, amici, ho risolto il problema. Tutta la notte, acceso l'ultrasound, non c'è più il pipistrello. Oltretutto, con l'altro bottoncino possiamo anche attivare appunto il repellente. Ecco, abbiamo l'indoor, l'outdoor, lo piazzi qui, tutte le zanzare se ne vanno. Questo qui addirittura ha due mat. Vi farò un video poi riguardo magari anche a questo. Quindi, però manca una cosa, mancano i cassetti. Di tutta questa cucina che vi abbiamo mostrato mancano i cassetti che metteremo qua sotto. Qui abbiamo un compartimento enorme dove possiamo mettere tutto e un altro qua. Qui sotto abbiamo anche qui tanto spazio dove utilizzeremo e vi mostreremo poi tutto.
La Blue Yeti adesso sta funzionando senza solar panel, anche per quello vi aggiornerò, farò un video a riguardo, perché dobbiamo connettere il solar panel sul tetto in modo tale che diventiamo totalmente indipendenti. E amici, questa qui è la nostra bella cucina esterna al momento. Ora, altri progetti ce ne sono amici, e ve li mostreremo magari anche abbastanza presto. Perché ho un sogno e un altro progetto invece molto più realizzabile. Il mio sogno è di creare una piscina qui nella nostra casa. È sempre stato un sogno da sempre, da quando abbiamo costruito, anche se in realtà è molto costoso. Quindi non so se ce la faremo in un breve tempo. Però un'altra cosa che invece riusciremo magari a fare un po' più in fretta sarà un focolaio. Voglio fare una zona dove possiamo fare il bonfire. Vediamo anche quella quando la faremo. Comunque amici, vi abbiamo dato il tour della nostra cucina esterna, finalmente ci siamo, possiamo iniziare a cucinare, presto lo faremo. È tutto per questo video, grazie mille per guardarci, ciao ciao a tutti.